Intanto il segno di una profonda collaborazione che abbiamo instaurato fin dall'inizio con la Questura. Io voglio ringraziare pubblicamente il Questore, il Dottor D'Arisio e tutti i suoi uomini, perché se Pordenone è saldamente in cima alle classifiche nazionali sulla sicurezza, lo deve a questa collaborazione tra amministrazione comunale, polizia municipale e forze dell'ordine, in primis la polizia. In questo caso significa aumentare la quantità di sicurezza in luoghi sensibili come i parchi, frequentati da famiglie, da bambini, da persone anziane, che pretendono legittimamente che il livello di sicurezza della città come Pordenone rimanga alto. È sicuramente un aspetto anche estetico bellissimo vedere questi cavalli, ma non dimentichiamoci che non sono un abbellimento, sono pattuglie di polizia vere e proprie con il compito di controllare ulteriormente le nostre aree verdi. Parlava di collaborazione che ha dato anche un altro frutto, l'aumento dell'organico della Questura. Ma in questi anni ci siamo recati anche a Roma, con governi diversi, a rappresentare le esigenze della Questura, che era decisamente sotto organico. Vi ricorderete 5 anni fa le polemiche per il fatto che la polizia sembrava ormai ridotta all'omicino. Oggi, grazie alla collaborazione tra amministrazione e Questura, l'organico della nostra Questura è a pieno regime, possiamo garantire quindi una sicurezza reale, concreta e effettiva. Poi ci sono dei piccoli episodi, ma che non sono neppure lontanamente paragonabili a quello che accade in altre città. Ripeto, Pordenone è una città assolutamente sicura, vivibile e in cui la qualità della vita la fa da padrone. Sì, l'iniziativa è questa del potenziamento dei servizi di controllo del territorio della città di Pordenone nasce proprio dall'aver osservato e aver realizzato come la conformazione proprio della città, Pordenone è una città green, cioè insistono nel capoluogo ben 7 parchi, parchi cittadini che poi sono a loro volta fruiti e vissuti dalle famiglie, dai ragazzini, dagli studenti, dagli sportivi. E quindi abbiamo pensato anche sulla scia dei servizi di Pordenone Legge, dove le pattuglie della Polizia di Stato a cavallo erano impiegate in una cornice di ordine pubblico, quindi di implementare questi servizi, soprattutto anche tenendo conto dell'armonia, quindi il cavallo che si inserisce in maniera armoniosa in un parco, quindi luogo ideale dove si può sicuramente svolgere in maniera più precisa, puntuale, il servizio di controllo del territorio, anche con una ricaduta positiva poi a favore dei cittadini, delle persone che frequentano queste aree verdi, per cui potranno anche incontrare e vedere da vicino queste pattuglie. Un dispositivo che andrà avanti fino al 1° di ottobre, ma che comunque potremo ripetere in determinati periodi e fasce dell'anno a seconda delle circostanze. Possiamo parlare assolutamente, nulla accade per caso, sicuramente bisogna riconoscere e dare merito ai cittadini, ai pordenonesi, se ci sono standard elevati di sicurezza, nulla accade per caso. Poi è chiaro l'opera delle forze dell'ordine, della Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, della Polizia locale è altrettanto importante. Io mi sono insediato 2 anni fa a Pordenone, c'è una sorta di fil rouge per cui le celebrazioni del nostro patrono San Michele Arcangelo le abbiamo cominciato a fare, a tenere a celebrare proprio nei parchi.